Ciao a tutti e benvenuti a Dentro Casa Life. Sono Raffaele. Sono Chris. Oggi vi presentiamo una ricetta di Francia, œuf mimosa, che vuole dire in italiano uova mimosa. Il nome mimosa viene della colore dell'uovo alla fine. Speriamo bene che sarà come pensiamo noi. Oggi abbiamo bisogno di uovo, tonno, prese molle, aceto, aglio di girasole. Un po' di sale e un po' di pepe. Allora, prima di tutto dovremo fare una maionessa. Cominciamo? Si fa col giallo dell'uovo. Si vede già nel gesto, lui è un professionale, un mostro. Fate così per togliere tutti il bianco. Accetto. Basta così, vediamo. Lasciarli reagire insieme, mettiamo anche un po' di sale. Al gusto, sì. E dopo metteremo l'olio, ma lasciamo un po' reagire insieme. Il mio braccio mi fa un po' male. Ok, è pronta. La maionese è pronta. Grazie Chris. Sì. Ora togliere a metà le uova nella lunghezza. Sì. Ok. Nel frattempo prendo la parte gialla. Questa potrà la metteremo in due parti. Una a metà. La mescoleremo al tonno e alla maionessa, l'altra darà la colore mimosa alla fine. Un po' di tonno, un po' di prezzemolo, un po', solo un po'. Ok, e maionessa. Oggi facciamo l'uova mimosa col tonno, ma si può fare benissimo senza tonno. Arricchiremo le uova con questo mesco. Dopo mettiamo un po' di limone. Riempiamo un po' di pepe. Un po' di pepe? Sì. L'uovo anche rimane. Giallo del Dovete assaggiare. Ciao e alla settimana prossima. Ciao.